Sono Ezio Caliprei. Oggi, Mr. Shem, inizieremo lo studio del nuovo trattato Bava Batra. La missa tratta del caso che vi è una parete che vicini che occupano lo stesso cortile che vogliono, decidono di dividere questo cortile, di costruire una parete. Diversi casi quando uno è obbligato di costruire, di partecipare e quando no. E prima di iniziare vorrei precedere questo studio a un'osservazione che incontreremo adesso e alcune volte, il principio di malocchio, Ayn Rand. Se il malocchio è un vero fattore reale che può causare danni oppure no. Dunque, c'è una Mishnah, Ashut Tafim, qui si tratta non di soci, ma bensì vicini che usano assieme un cortile, che sono soci in un cortile, nell'uso del cortile, sono soci anche naturalmente della proprietà del cortile. Perciò, dunque, Ashutafisha Razzola Sod Mechitza Bachaser Borim et Hakotel Baemitza. Questi inquilini che usavano questo cortile e decisero di costruire una parete divisoria, costruiscono Borim, uno d'essi può obbligare l'altro di costruire un muro divisorio nel mezzo, cioè nel mezzo vuol dire che ognuno deve partecipare nello spazio stesso del cortile, dove va il muro, questo muro divisorio. Ma come se Nagulli not Bigvil o Begazit? In un luogo dove l'usanza era di costruire questo muro usando pietre sgrossate e aventi una faccia grezza, una superficie grezza, oppure Begazit, oppure che usavano pietre levigate, perciò lisce, oppure McPhysin, oppure l'usanza era di usare dei mattoni che erano metà, cioè un mattone da ogni lato con cemento, cioè a calce, quello che usavano a quei tempi, nel mezzo, oppure un muro fatto da due lati di pietre con calce nel mezzo. Forse l'espressione migliore è malta, non calce, ma malta. Oppure levenim, oppure usano mattoni che non sono divisi in due. Perciò bonim possono usare questi materiali per costruire il muro divisorio. A col che menagamino, è tutto di secondo l'usanza del paese, della zona, per il tipo di pietra, se è il tipo di pietra grezza oppure è il tipo di pietra levigata. Perciò l'usanza del paese detta quale tipo di pietra usare. Però riguardo allo spessore, non ci sono nessuna legge particolare, uno può decidere quale spessore costruire il muro, naturalmente che sia sufficientemente forte, che è robusto e che non crolli. Gvil, se vogliono usare queste pietre grezze che hanno delle punte sporgenti, perciò sono più grosse perché si misura da una punta all'altra, che hanno 6 fachim di spessore, cioè 6 palmi. In questo caso 0,3 fachim e 0,3 fachim, ciascuno partecipa nello spazio del proprio terreno della larghezza di 3 palmi. Begazit, se l'usanza del paese è di usare pietre levigate che hanno uno spessore di 5 palmi, 0,3 fachim e 0,3 fachim, ognuno dà 2 palmi e mezzo, partecipa
col proprio terreno a 2 palmi e mezzo. Se vogliono usare Fissin, che hanno uno spessore di 4 palmi, 0,25 e 0,25. Ciascuno, come ho detto, sono mattoni fatti come un sandwich. Da ogni lato è pietra e nel mezzo c'è malta. E se vogliono usare Bilvenim, mattoni che hanno uno spessore di 3 palmi, 0,35 e 0,35 e ognuno partecipa con 1,5 palmo. Lefichach, e perciò, siccome uno può obbligare l'altro, e im nafala kotel, ma come venim shishnem, se il muro cadde, crollò, sia il luogo e il posto dove era il muro precedentemente e il materiale stesso appartiene a entrambi. Perciò uno non può, anche se crollò e cadde da un lato, tutte queste pietre cadono da un lato, non può venire a dire che gli appartiene tutto a lui, che tutte queste pietre gli appartengono a lui. Vehel beginah, ed ugualmente riguardo a un orto. Makom shenagu ligdor mechavim oto, e un luogo dove c'era l'usanza di costruire una parete divisoria, può essere obbligato di costruire, partecipare alla costruzione. Aval bebikà, però nei campi, nella campagna, dove non c'è malocchio, vedremo più avanti riguardo a questo. Ma come c'è una guscia lo ligdor, e me chavi moto. Dove no, l'usanza è che non si costruiscono questi muri grandi, pesanti, di pietre. E perciò in questo caso, e me chavi non può essere obbligato di partecipare. Però, e la imbrazza, se uno dei si voleva, con esso ce l'ho, può costruire questo muro, però dentro nella propria proprietà. E naturalmente a proprie spese deve pagare più tutto il muro. Se lo vuole fare nella propria proprietà, naturalmente lo può fare. Però, per salvaguardare i propri interessi, vosè chazit, fa qualcosa, diciamo una sporgenza di malta, all'esterno, cioè dalla parte esterna che sta nella proprietà dell'altro, del suo vicino, per dimostrare che il muro gli appartiene, che è suo. E lo fa a Mibachus, all'esterno, nel lato che appartiene al suo vicino. Lefichach, e perciò, e siccome uno non, nei campi uno non può obbligare l'altro di costruire questo muro, se dopo un certo periodo imna falla kotel, se il muro crollò, amakom avanim shelo, sia il posto dove il muro era eretto e sia il materiale, cioè le pietre che lo costituivano, imma su midat shneem bonim et hakotel baemtza. Però se entrambi decisero di erigere questo muro e di partecipare, perciò se crollò lo ricostruiscono nella proprietà di ciascuno. Così Hasid mi canno e ciascuno fa un segno per dimostrare che anche lui partecipò, un segno esterno verso l'altro, non verso sé, affinché l'altro veda che gli appartiene o che anche gli appartiene. Lefichach, imna falakotel, amakom avanim shneem. Perciò se il muro crollò, sia il posto occupato dal muro che le pietre che lo costituivano appartengono a entrambi. Dice Akmara, Svarua, mai Mechitza. Siccome la Mishnah usa un'espressione un po' strana, che prima dice Ashutafish Ratzula Sol Mechitza, i soci che vollero creare una divisione, un muro divisorio. E poi dice, Borim et hakotel, costruiscono il muro. Prima usare un'espressione mechitza, e poi dice, usare l'espressione muro. Perciò, dice, Svaru all'inizio,
Gli studenti dell'Accademia della Shiva erano sicuri che Mai Mechitza, Goda, che il, qual è il significato della parola Mechitza, vuol dire muro, che detagna, come infatti abbiamo studiato. Mechitza Kerem Shelifretza, se c'era una vigna e un campo nel quale cresceva, diciamo, frumento, che secondo la Torah devono allontanarsi 4 amot, 4 cubiti, 4 braccia, uno dall'altro, però se costruirono un muro tra di essi, allora non devono allontanarsi, ciascuno può avvicinarsi al muro completamente. Però adesso accade che questo muro crollò e adesso da un lato c'è una vigna, dall'altra parte c'è un campo di frumento, e adesso se si lascia così tutto diventa vietato per 4 volte. Perché chilaim è ibridi. Perciò il omerlo, il padrone del frumento, dice al padrone della vigna: Gdor, aggiusta il muro, ripara il muro e chiudi questa breccia, perché sennò tutto il mio frumento, cioè non tutto per 4 volte, e dovrà essere bruciato, perché non ci si può avere nessun beneficio da ciò, perché è vietato Bama, perché c'è scritto Torah, e Tukdash Amla, Tukdash, interpretano Chazal, Tukadesh, deve essere bruciato. E la ragione per la quale è il padrone del campo del frumento che dice al padrone della vigna: tu devi riparare il muro, questa breccia, e poiché il padrone della vigna è colui che ha necessità di 4 amot affinché i tori con l'aratro, quando arano attorno alla vigna, hanno bisogno di 4 amot, di 4 braccia per dare la volta, girare. E perciò il padrone della vigna ha bisogno di questo spazio, non il padrone del campo del frumento. Perciò gli dice: ripara il muro. E adesso lui riparò. Chazav Nifritza riparò e adesso crollò nuovamente. Omer Agdor gli dice nuovamente: ripara il muro. Voltiamo da. Adesso il padrone della vigna si è stufato e non aggiusta più. C'è da sapere che c'è un periodo di grazia che gli danno loro per riparare, finché sono occupati nel riparare. E la vigna, il prodotto della vigna e del frumento non diventano vietati, diventano vietati solo se Nitya Eshemena, se il padrone della vigna si perse d'animo, non vuole più riparare, fu frustrato e decise di non riparare, ha reso Kiddush i prodotti della vigna e del campo del frumento diventano vietati ed sono bruciati. Però il padrone della vigna è responsabile, benché normalmente è grama, normalmente grama è paturo, è la causa, però in questo caso è diverso, è carmì, è una causa che è responsabile, sì, e perciò deve pagare per il danno. Comunque da ciò vediamo che siccome qui l'espressione più usata è Mechitza, vediamo che Mechitza vuol dire muro. E perciò i Bnei Yeshiva hanno capito che Mechitza e Kotel è la stessa cosa. Tama, ragione per la quale devono costruire il muro d'Eratzu, poiché decisero
entrambi di costruire un muro. Dal momento che decisero, allora già diventano obbligati, perciò uno può obbligare l'altro di costruire un muro. Allora Zu, però se non vollero costruire, e non è morto, non possono obbligarlo di costruire. E se è così, allora Alma Ezek Ria, lo Shme Ezek. Da ciò possiamo dedurre che il malocchio non causa un danno, poiché se giungiamo alla conclusione che non è obbligato il muro, di costruire il muro, vuol dire che malocchio non causa un danno, perché se causa un danno, allora è obbligato, e entrambi sono obbligati a costruire il muro. Ma perché non diciamo che Mechitza, che ciò che dice la Mishnah, l'espressione Mechitza, si riferisce a Plukta, a una divisione, una parete divisoria. Che dirti? Vaiti Mechitza Teda, che c'è un verso che dice che quando loro divisero la congregazione, di chi va di Razzù, siccome qui Mechitza intende dire che vogliono dividere, e dopo la continuazione Mishnah dice Bonim et HaKotel, costruiscono il muro, ciò vuol dire che se dice Bonim et HaKotel, Bal Korcho lo obbligano di costruire il muro. Alma Ezek Ria, Shmei Ezek, siccome obbligano di costruire un muro, non è una parete fatta di paletti che uno può vedere attraverso i paletti, ma bensì un vero muro che uno non può vedere, perciò vuol dire che il malocchio causa un vero danno, perciò è obbligato di costruire il muro assieme al suo vicino. Chiamala, ma anche con questa interpretazione c'è una difficoltà, poiché Yahi, hai shira sulla sua mechitza, invece di dire che vogliono fare una mechitza, una divisione, un tramezzo, la Mishnah avrebbe dovuto dire invece shira sulla chazot mi vaile, avrebbe dovuto usare il verbo che vogliono dividere, infatti questo è quello che vuole dire. Perciò anche questa interpretazione non è perfetta. Chiamala Elamai, a te vuol dire cosa Guda, che Mechitza vuol dire muro. Allora, siccome dice Bonim e poi ripete, dice Bonim Takotel, invece di dire Bonim Takotel, Bonim Atomi Baile, avrebbe dovuto dire invece lo costruiscono, e non costruiscono il muro che ripete ciò che è già stato detto. Rispondo Guarà, Itana Oto, se avesse, la Mishnah avesse detto Oto, cioè lo costruiscono, Avamena avrebbe potuto pensare, Bipsifasbe Alma, che sarebbe stato sufficiente di piantare dei paletti nel suolo come suddivisione, per insegnarci che, siccome abbiamo potuto pensare che viene insegnato che si può dividere una parcella di un terreno che è talmente piccola che è indivisibile, che viene a insegnarci che si può dividere comunque, perciò Kamashpalan che viene a insegnarci no, che viene a insegnarci invece che bisogna costruire un muro e non un altro insegnamento. Yagmara, ciò che dice la Mishnah, Bonim et HaKotel, Bemza, che si costruisce un muro nel mezzo, che ciascuno deve partecipare con la metà della sua proprietà per lo spazio dove va a costruire il muro, ma ciò è pshita, è evidente che è così, è logico che uno dovrebbe contribuire proprio solo la propria proprietà e l'altro niente. Shmaralo, Tzricha, invece sì, è necessario, poiché per insegnare il caso di Kadim Had, grazie le Havre, che uno di essi convince l'altro di costruire questo muro. Ma ho detto, ma mazia lei, che uno di essi, cioè quello che fu convinto, può dire, chi trazzai la Beavira? Sì, sono d'accordo di bloccare la vista, il panorama. Ma Tashmishta lo è Trasela, ma io non sono mai stato d'accordo di contribuire il mio terreno per la costruzione del muro.
Sperare però che non può dire così, che invece deve obbligato di partecipare anche se è stato convinto e è accettato, non può trovare questa scusa, dire che sono d'accordo solo che faccia il muro l'altro, che non che blocchi la vista, ma non che non partecipi, perciò non può dire così. Puoi forse dire che c'è forse questa possibilità di dire che Zecria Lashmezek, che il malocchio non causa danni, ma invece abbiamo studiato sei casi diversi, e adesso la Mishnah li menzionerà, e scusi, la Gemara menzionerà, che Simani mnemonico è Ghinah Kotel Kufin Cholkin Charnot Ramlachma. Tashma ti mostra una dimostrazione, Vehem Ghinah, anche nel caso di un orto che costruiscono le pareti divisorie, e poiché diciamo che il malocchio causa danni, e risponde a Ghinah Shani, no, il caso di un orto diverso, il Rabiaba, e come segue l'insegnamento di Rabba, di Amar Rabiaba, Amar Rabun, Amar Rav, che insegnò Rav, che Asura Davla Amod Bisdecha Verov, Bishashi Yomed Bekamotea, che uno non può stare al lato di un campo quando il frumento, così il frumento orzo, e le spighe sono erette, sono già mature, perché causano il malocchio, e ci ho vietato. E chiamerà va vechen kitani, ma siccome c'è scritto vechen anche, vuol dire che l'orto ha lo stesso din come un campo, perché vuol dire che il caso è diverso. Dice guarda, ciò che dice vechen non si riferisce all'orto, ma si riferisce a guir vegasit, al tipo di pietre usate per costruire le mura, questi muri, ma non si riferisce all'orto. E perciò il din dell'orto è uguale al din del cortile, che bisogna dividere ugualmente. Poiché uno che osserva un campo si impara da ciò che causa malocchio, che causa danni. Ugualmente uno che osserverebbe, diciamo, ortaggi e verdure in un orto, anche guardandoli, osservandoli, anche causa danno. Tashma ti porta un'altra dimostrazione, che Zekriya Shmezek, Kotel Chatzashin Nofal, Mechayvim Oto Livnot Ad Arba Amot, muro che crollò, è obbligato di costruire per 4 amot. Si intende per un'altezza, un muro, bisogna costruire un muro, un'altezza di 4 amot, sono circa tra 2 metri e 2 metri e 20, perché normalmente le persone non raggiungono questa altezza e non possono vedere oltre questo muro. E perciò, poiché Ezechia Shmese, perciò è obbligato a costruire. Risponde Mara, Nafal Shami, il caso che un muro che crollò è un caso diverso. Poiché il muro già era eretto una volta, e già erano d'accordo all'inizio che costruì la prima volta. E più adesso il muro crollò, bisogna ricostruirlo perché bisogna tornare allo stesso accordo precedente, prima che il muro crollò. Perciò ciò non dimostra nulla. E chiamerà di Carila, mai Carila. Ma se chiede domanda, qual è veramente, che domanda c'è qui?
Non sappiamo forse che il muro cadde e che bisogna ricostruirlo. Cosa sta insegnando qui? Risponde Guarà, Sefa Yitzchak Aleih. Veramente vuole insegnarci che questo dio si riferisce anche che quando il muro cade servisce anche la parte finale, che ciò che dice Me'arba Amot Ulemala En Mechayvimoto, che anche se il muro precedente era più alto di 4 Amot, non è obbligato di costruire all'altezza precedente che era più di 4 Amot, bensì è sufficiente che costruisca all'altezza di 4 Amot. Adesso come rapporto un'altra dimostrazione. Confino to di un not, beciar. Uno che vuole, si decidono di spartirsi il cortile, allora devono costruire beciar, cioè una casetta del portinaio. Vedere la casera. È una porta, un cancello al cortile. E per che dà la strada. Shma minai zekro yashma ezek. Ciò dimostra che il malocchio casa danni perché c'è questo obbligo di costruire questa casetta e questo cancello per impedire che la gente dalla strada guardi dietro. Shma guarda ezek ezeka di rabbi shani. Il danno causato da parecchia gente perché tutti che passano per la strada danno un'occhiata dentro, che possono causare danni, questo è un caso diverso. Questo sicuramente può causare danni, ma non vuol dire che Ezek Riash, Ezek Yagmara, o di Achid, lo vuol forse dire che una persona, un individuo, non può causare un malocchio, non può causare un danno col suo malocchio. Ti porto una dimostrazione, Tashma. Ecco che la casera asceba arba modese. Un cortile avere il minimo di 4 amot, 4 amot per ciascuno, perché sennò le dimensioni sono piccole e non si può usare uno spazio minore di questa superficie. Ah, yeshba kedele zeh, kedele zeh, perché? Ma se c'è questa misura, allora sì, spartisce, perciò vuol dire che c'è l'obbligo di farlo. Ma è la becote, perché non diciamo, non possiamo giungere a conclusione che ciò che dice Mishnah, Holkim, si riferisce a un vero muro, ma non a un tramezzo fatto, diciamo, di paletti, una rete. Diciamo, no, no, ciò non dimostra nulla, perché forse infatti si tratta di Alma, di paletti piantati nel suolo, ma non più di ciò. Ciò non c'è nessuna dimostrazione che sono obbligati a costruire il muro. Chiamala Tashma, ti porto una dimostrazione da una Mishnah più avanti. Chanot ben lemala, ben lemata, un ben kenegdan arbamot. Che la distanza, se ci sono due muri, cioè una casa, e bisogna costruire il muro tra essi, tra queste due proprietà, sia se la distanza del muro, cioè la distanza del muro, deve essere al di sopra delle finestre di 4 amot, e sia se più basso, cioè il muro più basso delle finestre, deve essere meno di 4 amot. U ben kenegdan, la distanza tra il muro e la casa deve essere almeno di 4 amot, 4 braccia. Vetani ala, abbiamo studiato, mille malan, se il muro è più alto delle finestre di fronte, di rimpetto, allora il muro deve essere più alto di 4 amot, che desce lo yatziz, vire, affinché non guardi dentro ciò che succede nella casa del suo vicino. E mille matan, se il muro è più basso delle finestre, allora deve essere più basso di 4 amot anche, affinché che Dreshlo Yamod vire, affinché
non stia sul muro e guardi ciò che nelle finestre, ciò che succede dentro la casa del suo vicino. Oppure, che ne dà? O se le finestre sono dirimpetto al muro, devono avere una distanza tra le finestre e il muro di almeno 4 moti. E la ragione è poiché che adesso lo yapil affinché non faccia oscurisca la casa, che sia troppo buia, che non giunge la luce del sole. Sponde qua là, questo non dimostra niente, perché vediamo da ciò che Ezekiel, che bisogna allontanarsi. Questo non dimostra nulla poiché Ezekiel de Bai Chani. Questo qui si tratta di ciò che la gente fa dentro la casa, e perciò lì davvero c'è Ezekiel che c'è dentro una casa è richiesta molto più privacy che una divisione tra due cortili. Naturalmente c'è una certa attività tra due cortili, ma non come dentro una casa. Perciò dentro una casa e lì veramente è vietato che osservino ciò che succede dal vicino, e perciò Ezekiel Shmesek dentro la casa, ma ancora non c'è dimostrazione che nel cortile c'è Ezekiel. Terminiamo qui, che se mi benedica.